benvenuta soprattutto al nostro ospite, il professor Pierangelo Cavanna, e anche alla signorina. Okay. E... bene, perché facciamo questa serata? Facciamo questa serata perché un giorno ci siamo detti, ma cosa, i nostri fondatori, i nostri quattro, Monti, Scatola, Moloni, Bresciano, chi sono, dove sono, a che punto sono, sono tutti in cielo ormai da molti anni. Ma la riflessione è forse anche un'altra. Cioè il circolo vive da 1998, quindi abbiamo 74 anni, all'1/1/2023 sono 75 anni. Abbiamo fatto una mostra per il nostro 70° Codice Sorgente 5 anni fa, abbiamo cominciato tutto un lavoro da quando, diciamo così, il circolo ha cambiato conduzione grazie ai soci e ai consiglieri che ci sono adesso nei confronti della fotografia contemporanea, per cercare di capire dove siamo in questo momento storico e fotografico. Cioè la riflessione è stata sempre questa. Non abbiamo fatto una riflessione però altrettanto, diciamo così, penetrante e puntuale sul passato, che non è un passato però, perché il passato non è mai passato, il passato è qualcosa che precede qualcos'altro. Nel passato ci sono spesso quelle che sono le radici di quelle che sono le cose future. E abbiamo avuto quest'anno, in questa occasione, 29 novembre 1982. Alcuni scrivono 30, ma la data giusta è il 29, era del 1908, quindi ha un'età, diciamo così, rilevante, una bella. Quindi che cosa facciamo? Facciamo una mostra, facciamo quello. A un certo punto sul web si materializza il professor Pierangelo Cavanna col suo nuovo libro, a un certo punto però. Dobbiamo dire che io credo alle congiunzioni astrali, diciamo in questo modo. Io credo alle coincidenze. Io credo che nella vita sia tutto collegato e intimamente connesso. Tiene un figlio da una parte, c'è qualcosa che succede dall'altra. Allora, quando ho visto questa cosa, ho detto, ecco che cosa possiamo fare. Ecco come circa 25 anni fa è tornato a casa una parte del fondo Paolo Monti con una serie di circostanze, a cui a un certo punto avete letto tutti la polemica con Manfrodi, che non voleva essere una polemica, voleva essere solo un rispetto di una riservatezza di cose che sono successe. Mi raccomando, mi pare che la cosa sia stata abbastanza chiarita. Come quella volta, per una serie di circostanze, torna a casa Paolo Monti con le sue fotografie, con tante fotografie. Alto quante sono? Dove siamo? No. Mi pare che siano 3500, ma non sono, mi pare, più o meno. Queste sono le fotografie. Ci sono, come quella volta è tornata a casa tutto un periodo di Paolo Monti, e non solo suo, preziosissimo, bellissimo, di cui a un certo punto il professore qui ha visto anche degli esempi che le abbiamo, delle cose preziose che le abbiamo portate. Ecco, io credo che anche questo sia un segno del destino, un segno delle cose. Ecco che Paolo Monti si riaffaccia dalle nuvolette in cui è, dal paradiso fotografico in cui è, e sotto a un certo punto tira lui qualche filo per un certo punto per arrivare, per farci fare cose così. Allora, qual è la nostra necessità però adesso? La nostra necessità non è di inginocchiarci a Paolo Monti, di omaggiare un fotografo, un grande fotografo, su questo non c'è dubbio, ma di capirlo in fondo. E chi parla di Paolo Monti in questo periodo? Pochissima gente. Perché Paolo Monti viene relegato in tre righe nei libri fotografici. 4 righe, 5 righe, 10 righe, cose di questo genere. Chi lavora? Per chi tiene vivo, diciamo così, il ricordo, la persona, quello che ha fatto? La gondola, questo Cavanna, e poi la dottoressa Silvia Paoli a Milano, perché è custode dell'archivio, dell'altra parte dell'archivio di Paolo Monti, quello che era il famoso fondo di fotografia, quello famoso comprato da Rizzi, Oricini. Prima da Rizzi e poi passato, ecco, alla fondazione. È la fondazione alla PEIC che le ha dato il conto, il comodato, il deposito ai CVC musei milanesi, se non ricordo male. Quindi questi sono i tre soggetti che parlano di queste cose. Poi di Paolo Monti si parla non occasionalmente in tante cose, magari si illustra come storia della fotografia, c'era questo che faceva quello, la gondola, la bus,
tutta la storia che sappiamo di questo tipo di relazione, però in fondo sappiamo poco, ma veramente poco, perché gli scritti a un certo punto approfonditi su questa, sulla persona, sul personaggio, sulla fotografia, su quello che è stato, perché magari non lo conosciamo per quello, per quando restò in circolo, poi il resto è limitato alla pubblicità, forse chimigrammi, forse a certe cose, non abbiamo tanto questo. Allora, leggendo, tirando fuori dal materiale sul web questa cosa del professor Cavanna, che ho chiesto l'autorizzazione, abbiamo stampato due copie, a un certo punto, perché intanto, ecco, bravo, perché queste cose si devono leggere sulla carta, i libri su Kindle, su quello che volete, sono belli, e sull'ebook sono belli, ma non c'è, ma c'è poco, i libri, almeno noi, la nostra generazione, carta, penna, evidenziatore, matita, penna blu, penna rossa, quello che è, si sottolinea, si fa, è così che si studia, secondo me, è così che si fa. Allora, devo dire che ho letto 10-15 pagine, anche perché, confesso, contesto, veramente impegnato. Non è un romanzetto, non è una cosa colloquiale, non è così, una cosa da prendere in sottocampo, bisogna mettersi lì e con impegno leggere, riga per riga, parola per parola, riferimento per riferimento, perché anche ci sono tutta una serie di connessioni extratestuali a quelle che sono le immagini, che sono veramente preziose, perché basta cliccare e viene fuori un cervello. Anche questo modo di costruire, che sul cartaceo non c'è, e quindi cartaceo qui, web, o meglio, lo schermo. Quindi, allora, adesso questo Cavanna a un certo punto ci farà quella che è veramente una piccola, credo, adesso farà lui, ci racconterà un momentino questo mondo, questa situazione. Ci proviamo. Io sono sicuro che questa sarà una serata arricchente per tutti, capiremo tutti qualcosa di più di questo grande fotografo, di questo grande intellettuale che è stato della fotografia italiana. E soprattutto cercheremo di capire certi suoi presupposti, certe sue radici, un certo suo modo di vedere quelle che sono le cose, che ci portiamo dietro tuttora. Perché quello, bisogna dire una cosa molto, molto chiara, in questi 74-75 anni il circolo è tuttora vivo, è tuttora attivo, abbiamo 41 soci adesso, non tutti sono presenti, non tutti vengono, ma non importa. Ma quello che è importante è che il circolo produca il proprio futuro, ogni giorno il proprio futuro, tramite le persone, tramite l'archivio, tramite la nostra attività di produzione, tramite quelle che sono le cose che tutti noi amiamo, cioè quella che è la fotografia. Il circolo è ben vivo, è ben vegeto, e cercheremo di arrivare ai 100, al 2048. Spero di esserci anch'io, però ci prepariamo un'altra cosa, permettetemi, ai 50 anni della morte di Paolo Monti. Abbiamo fatto i 40, però fa 10 anni, 50 anni dovevo passare qualcosa, potremmo pensarci. Allora, niente, basta, io passo la parola al professor Cavanna, vada e ci illumini di mezzo. Grazie. Grazie, io ringrazio intanto il Presidente, ringrazio voi per la presenza, e devo dire che quando mi è stato proposto questa serata ho accettato molto volentieri, anche consapevole del rischio, nel senso che venire a parlare di Paolo Monti al Circolo della Gondola non è come andare a parlare di Paolo Monti da un'altra parte, esattamente per la storia che vi è stata raccontata e che conoscete sicuramente meglio di me. Detto questo, il rischio è una delle cose affascinanti della vita, e quindi uno rischia. Non è Paolo Monti. È una delle foto che vedrete questa sera, non di Paolo Monti. Aspetta. Bisogna ripetere la passo, dopo troppo si deve. Allora io intanto vado avanti. Due cose molto semplici per inquadrare la questione. La prima, credo quella che può essere interessante, almeno lo è per me, è raccontarvi perché sono io a parlare di Paolo Monti. E io arrivo con una formazione da architetto, e quindi ho incominciato a conoscere Paolo Monti
attraverso le sue fotografie di architettura, quando non mi occupavo di fotografia, quindi guardavo le fotografie di Paolo Monti come delle bellissime interpretazioni di certe architetture. Poi ho cominciato a occuparmi di lui in maniera più sistematica alla fine degli anni 90, lavorando su un aspetto molto particolare del suo lavoro, vale a dire un progetto che lui aveva realizzato fotografando il quarto stato di Pellizza da Volpene e Fiumana, che è il quadro che lo precede in qualche modo. Un lavoro di circa 400 immagini su due dipinti, smontati, spezzettati, rimontati, letti come se fossero delle sequenze. Questo è stato il primo passaggio vero di conoscenza. Il secondo passaggio, sicuramente più importante, quando la Fondazione Bay di Milano ha acquisito il fondo Monti, che era stato preso in gestione da quello che si chiamava Istituto per la Fotografia Paolo Monti, mi è stato affidato l'incarico della catalogazione di tutto il fondo. Tutto il fondo che adesso sta a Milano, appunto il Castello Sforzesco, e che è di dimensioni notevoli, parliamo di 250.000 negativi e 15-20.000 stampe fotografiche. Sono stati due anni e mezzo di catalogazione a tappeto di questo materiale, non da solo, naturalmente io facevo il coordinatore di questo progetto. Da quel progetto è nata poi la mostra monografica al Castello Sforzesco nel 2016. Le due cose per me sono strettamente collegate, perché non solo per ragioni biografiche o cronologiche, ma perché dal mio punto di vista, per poter lavorare su un autore, è importante conoscere tutta la sua produzione. Si vedono in giro troppe mostre fatte lavorando su 100-200 fotografie di un autore che ha lavorato una vita e ha prodotto migliaia, decine di migliaia, a volte centinaia di migliaia di immagini. A me sembra impossibile capire qualcuno guardando 100 fotografie se ha lavorato per 50 anni. Bisogna affrontare tutti gli aspetti. Quindi questo è il retroterra da cui partono i miei ragionamenti. In occasione della mostra avevamo fatto già un lavoro abbastanza approfondito, ma naturalmente, come sempre succede quando poi i ragionamenti si traducono nel catalogo della mostra, ci sono problemi di limiti, di dimensioni, di costi, di tempi, per cui anche i contributi scritti di riflessione si sintetizzano. Ad un certo punto ho pensato che sentivo io, non che fosse necessario in assoluto, io sentivo la necessità di riprendere il filo del discorso, approfondirlo dove secondo me non era stato approfondito, e quindi arriviamo a questo materiale a cui faceva riferimento il Presidente, che ho poi deciso di rendere disponibile online per delle ragioni semplici. Da un lato, diciamo così, di tipo ideologico, nel senso, uno fa un lavoro intellettuale anche perché pensa di contribuire in un qualche modo alla conoscenza delle cose. Secondo, per un ragionamento estremamente più pragmatico. Non c'è nessun editore che mi può pagare per la quantità di lavoro necessaria per fare un lavoro di questo genere. E allora tanto vale. Vivo d'altro, non necessariamente dei diritti d'autore che mi vengono dati rispetto a una mole di lavoro enorme. Detto questo, di cosa provo a parlare questa sera? Non di tutto Paolo Monti, perché non avremo il tempo, ma di alcuni aspetti distribuiti cronologicamente, che secondo me, di alcuni aspetti e di alcuni momenti, che secondo me sono significativi per comprendere lo sviluppo del suo modo di intendere la fotografia, e anche perché magari presentano ancora dei problemi, degli aspetti non risolti, e quindi gli aspetti problematici ovviamente sono sempre più interessanti degli aspetti che sono risolti. Parto con queste due immagini che sono un omaggio a lui, naturalmente. E quella di destra è l'inizio della testimonianza fotografica su Paolo Monti, non è un autoritratto, qualcuno gli ha fatto quella fotografia.
però in un qualche modo secondo me illustra bene il personaggio, come si dà una cosa, un atteggiamento, da bon vivant e quant'altro. L'altra documenta invece Paolo Monti, maturo, intellettualmente, professionalmente maturo, durante il lavoro, uno dei suoi lavori più impegnativi e più importanti, che è stata la campagna di documentazione del Centro Storico di Bologna, di cui accennerò poi un po' di più alla fine della presentazione. Adesso vediamo come passare da uno all'altro. Forse. Segniamo, segniamo. Allora, una delle prime questioni è quando incomincia a fare fotografie. E di nuovo non è solo una curiosità biografica, no? Per una persona che poi ha dedicato alla fotografia tutta la parte principale della sua esistenza e anche della sua riflessione intellettuale, capire quando e come può avere un senso. Allora, l'idea che ci siamo fatti, perché lui racconta a un certo punto di aver fatto le prime fotografie esattamente a Venezia una notte del Redentore, ma così, abbastanza occasionalmente in gita, e di quello apparentemente non abbiamo testimonianza. All'epoca in cui vediamo queste immagini, realizza queste immagini, metà anni 30, lui è a Milano, si è laureato da pochissimi anni, non si dedica ancora alla fotografia, fa fotografie con una macchina fotografica del padre, però lo vedete da queste due, sono tutto meno che delle immagini ingenue. Sono dal punto di vista, come dire, della costruzione dell'immagine perfettamente integrate nelle modalità di quella che in quegli anni veniva chiamata nuova visione, no? Era una definizione che ha origine eccetera europea, Molinari ed altri artisti, con questa idea che era necessario non tanto cambiare i soggetti quanto modificare il punto di vista dal quale questi stessi soggetti venivano guardati. E appunto una delle modalità che erano proprio precisamente indicate era lo sguardo dall'alto e viceversa in altri casi lo sguardo dal basso. Qua Monti è solo fotografo nel senso che è chi realizza lo scatto, lui non sviluppa, non stampa. Le fotografie, in alcuni casi, almeno negli esemplari che sono conservati a Milano, portano al verso il timbro di un signore che si chiamava Herberto Ruedi, che era titolare di uno studio sia a Milano che in Svizzera, ed era uno dei primi specialisti in assoluto della Leica. È anche autore di una serie di dei primi manuali, poi tradotti in italiano, sulla Leica. Altro tema e problema che riguarda quegli anni, si è detto prima, Monti nasce nell'8, è che cosa abbia fatto, e non solo dal punto di vista fotografico, Paolo Monti
negli anni 30 e soprattutto nella prima metà degli anni 40. Su questo non abbiamo testimonianze né di tipo biografico né di tipo fotografico, se non alcuni rari, rarissimi esempi, due li vedete qua con una cronologia anche piuttosto distanziata l'uno dall'altro. La foto a sinistra con questa insegna che parliamo della cultura del 35, e quella di destra, vedete, il titolo è Marghera ma con un punto interrogativo, nel senso che non siamo neppure certi che sia quello. Io immagino che sia una foto realizzata a Marghera, dove lui poi viene a lavorare prima di trasferirsi poi a Venezia, e immagino che sia stata fatta più o meno in quegli anni per il trattamento mimetico della torre. Potrebbe essere un'interpretazione verosimile, potrebbe essere, lo dico come dire da storico che mette le mani avanti, potrebbe essere una fantasia dello storico. Questo ve la presento per quello che è uno degli elementi problematici della questione. Però negli stessi anni in cui lui fa immagini tipo quelle che abbiamo visto prima, certo influenzate da un certo modo di intendere la fotografia centroeuropea, ma sostanzialmente appartenenti, diciamo così, all'idea documentaria della fotografia, però fa anche immagini come quella che vedete a sinistra, molto particolare, e che richiama, almeno a me ha richiamato la mente, l'immagine di destra che è sostanzialmente coeva, di un autore invece come Franco Grignani, che in quegli anni e dopo anche si sarebbe dedicato molto a una fotografia con un'impronta di elaborazione grafica molto forte, quindi anche con un livello di astrazione decisamente più elevato. Anche qui si pone un altro problema. Queste coincidenze sono legate a conoscenze dirette dei lavori l'uno dell'altro? Grignani in quegli anni era un autore già relativamente consolidato, Paolo Monti era un emerito sconosciuto, con però, e questo lo sappiamo, una grande fame di immagini. Avere una grande fame di immagini vuol dire anche assorbire o quantomeno essere sollecitati da molte, no? suggestioni, molti esempi che si vedono in giro, elaborati più o meno, digeriti più o meno, ma sicuramente accolti, e questo fatto in un qualche modo entra in contraddizione con alcune delle cose che invece Monti dichiara di se stesso, dicendo di aver scoperto la fotografia a Venezia nel 45. Io non ci credo, secondo me lui la fotografia l'ha scoperta prima. Magari non si dedicava in maniera sistematica al fotografare, ma certe sue immagini, tipo quella, ma anche tipo le due milanesi che avete visto, è difficile farle rientrare in una casualità di qualcuno che utilizza l'apparecchio fotografico senza una consapevolezza di quello che sta facendo. Poi a un certo punto, che lo vedete immediatamente, c'è un passaggio che è anche tecnologico. Lui riesce a farsi acquistare un apparecchio in formato 6x6. Le due immagini che ho scelto, le ho scelte pensando che potessero suggerire anche in questo caso un passaggio di consapevolezza. La prima, quella di sinistra, diciamo che potrebbe ancora rientrare in un'idea quasi di foto turistica, dilettantistica, perché gita in montagna, c'è un bellissimo paesaggio con uno sfondo, lo faccio mettendo in primo piano, ma non troppo evidente, la fidanzata che fa da figura terzina. Quella di destra è già un'altra cosa, no?
è sempre molto semplice come immagine, ma vedete con quanta cura è costruita, no? L'inclinazione segue esattamente l'andamento del declivio del monte, l'angolo incontra perfettamente il colmo del tetto, cioè c'è una costruzione geometrica precisa dentro a un'apparentemente semplice immagine di paesaggio. Allora, qui, secondo me, c'è già una consapevolezza molto precisa di cosa voglia dire tradurre in immagine un soggetto, per certi versi, se ci pensate, qualsiasi, banale, cioè non ci sono elementi rilevanti dal punto di vista dell'attraenza paesaggistica, ma quegli elementi tradotti fotograficamente con un'inquadratura molto precisa ti costruiscono un'immagine molto interessante. Vediamo di scendere perché ci si affacciamo. Sempre con il formato quadrato che poi rimarrà suo per moltissimo tempo. Abbiamo altre due immagini che hanno la stessa provenienza, ma una delle due ha un significato particolare, quella di sinistra, dove vedete la Laguna di Torcello, pubblicata su Ferragna nel 1948. Ferragna allora era la più nuova rivista di fotografia italiana. Il primo numero è uscito nel 1947, quindi una rivista nuova sotto ogni punto di vista, era stata la rivista su cui il gruppo della Bussola aveva pubblicato il proprio manifesto, quindi era un punto di riferimento culturale importante nel panorama italiano, importante sia che uno condividesse o meno i presupposti estetici, diciamo la poetica della Bussola, questo a prescindere dalla condivisione era, direi, sostanzialmente la prima occasione, sicuramente la prima del dopoguerra, in cui un gruppo di fotografi esprimeva esplicitamente una propria posizione politica. La seconda appartiene a uno degli album dell'archivio della Gondola, è palesemente della stessa serie, ha un'impostazione analoga, no? Con questo gioco molto forte, con questi primissimi piani molto segnati, che sono quelli che connotano l'immagine. Vediamo se riusciamo a scendersi. No. Adesso funziona meglio. Benissimo. Altro momento interessante della formazione, perché qui siamo ancora sempre negli anni della formazione di Paolo Monti, quelli in cui lui raccoglie suggestioni. Come facciamo, come ho fatto a immaginare che alcune cose potessero essergli servite come elementi di suggestione o di riflessione? Mi sono avvalso della sua biblioteca. Cioè, potendo contare sulla biblioteca fotografica di Paolo Monti, e anche nella consapevolezza che sicuramente non è completa, non c'è giunta completa, ma è piuttosto ricca, io ho provato a vedere quali fossero gli anni di alcuni testi importanti che sono conservati nella sua biblioteca e metterli in parallelo con la sua produzione fotografica. Allora, un volume particolarmente significativo e secondo me sicuramente importante per la sua formazione è questo annuario del 1943, pubblicato dall'editoriale Domus a Milano, che si chiamava semplicemente Fotografie ed era una antologia di autori italiani, anche se il testo era in italiano e in tedesco, ma nel 1943 si spiega perché le due lingue utilizzate fossero. Dentro quell'annuario ci sono alcune immagini che sono quelle di Rivolto, che potrebbero
Queste sono tutte ipotesi critiche, naturalmente. Non mi sentirete mai dire quella cosa lì ha influenzato. Non lo so, non sono Paolo Monti, non ho mai parlato con Paolo Monti, quindi sono delle ipotesi critiche di lettura. Allora, la prima è Aldo Petrotti, no? Uno dei fratelli Petrotti, grandi fotografi di montagna soprattutto. L'altro è quella del centro, Giuseppe Vannucci Zalli. Quella a destra è dell'architetto Giuseppe Pagano, intitolato sul manuale Casa a Ischia. Il titolo è sbagliato, quella è una casa di Procida, ma questa è una piccola annotazione da filologo che può non interessare e non ci interessa neanche nello specifico. Perché immagino che possano aver contato per Paolo Monti? Perché io nel suo archivio trovo immagini di questa, che è costruita con la stessa scansione ritmica di quella di Petrotti, quella al centro della donna di Pellestrina con questo andamento orizzontale di questa figura, poi vi ripresento le tre di prima, e quella dedicata a Pellestrina con questi edifici, ma di tettone in primo piano, che diventano degli elementi solidi, quasi scultorei. Torno un momento alle tre di prima. Vedete che ci sono quantomeno delle analogie, sulle quali uno può cominciare a riflettere, no? Non necessariamente dire questa è una filiazione esatta di quella, quello non me lo permetterei mai, però alcuni elementi tornano e soprattutto abbiamo la conferma che lui certamente queste immagini le ha viste, dato che possedeva il volume sul quale sono pubblicate. Insieme a questo gruppo di immagini, sicuramente Monti in quegli anni guardava agli autori che facevano parte esattamente del gruppo della Bussola. Questa idea che il soggetto è irrilevante nella fotografia, che la fotografia non ha un valore documentario, non deve avere un valore documentario, si deve essere un prodotto artistico, e soprattutto questa scelta, che è tipica per esempio di Giuseppe Cavalli, che era in qualche modo la mente o sicuramente comunque il riferimento del gruppo, per l'utilizzo del cosiddetto tono alto, quindi immagini molto chiare, tendente quasi al bianco in alcuni casi, cioè con un uso di elementi linguistici che poi in Monti non ci sarà più. Voglio dire, l'immagine media che noi abbiamo di Paolo Monti è un fotografo che invece usa il tono basso, immagini a volte molto contrastate, con dei neri molto densi, molto profondi, che arriveranno però. All'inizio non ci sono. E questa è una cosa anche abbastanza singolare, perché alcuni dei fotografi o critici che gli sono stati più vicini negli anni in cui Monti operava, questo periodo l'hanno negato sempre. Cioè ci sono testi, che non sto a citarli ma sono facilmente reperibili, in cui si dice Monti non ha mai fatto una fotografia che assomigliasse a quelle di Giuseppe Cavalli, guardando nel suo archivio non esiste neanche un'immagine. Qua ce ne sono almeno tre, ma li ho messi come a titolo di esempio. Altre suggestioni, perché questo è un altro degli aspetti, anche hobby se volete, un autore che si sta formando e che forse in questi anni, cioè diciamo, seconda metà degli anni 40, primissimi anni 50, perché poi c'è nel 53 il passaggio al professionismo che succedono delle altre cose, un autore che si sta formando guarda in direzioni diverse, cerca la sua strada. Allora sicuramente
i toni chiari della bussola, ma anche un autore allora ancora abbastanza famoso, di cui oggi forse non si ricorda più nessuno, che era Stefano Tricarelli, torinese. Non lo cito perché era torinese, ma perché in quegli anni e da più di 20 anni lui era il direttore di una delle poche riviste italiane di fotografia che si chiamava Il Corriere Fotografico. E soprattutto tra la metà degli anni 20 e la metà degli anni 30, lui e altri suoi due compagni di strada, che erano Achille Bologna e Carlo Baravalle, editavano questo annuario che si chiamava Luce ed Ombre, che era, diciamo, il punto di riferimento della fotografia artistica, con tutte le virgolette che volete, in Italia. Quindi Bricarelli in quegli anni lì è un autore al quale si guarda, anche se comincia a essere, diciamo, un autore non più modernissimo, ma ancora una voce importante. E sicuramente molti ha guardato anche a Stefano Bricarelli. Il confronto tra queste due immagini, non solo per il soggetto, che è sostanzialmente lo stesso, ma anche per il modo di trattarlo, mi sembrano abbastanza evidenti. Altri esempi. Torniamo un po' alle questioni della bussola, quindi le immagini di tono alto, ma anche a dei riferimenti internazionali. Emmanuel Suchet, francese, uno dei protagonisti di nuovo della fotografia francese da amatore, in un qualche modo, anche se lo faceva anche lui di professione, Cavalli Monti. Se io provassi a fare un giochino, una specie di esperimento, sostituendo le didascalie, io penso che sarebbe difficile riconoscere la differenza. L'immagine di destra potrebbe essere di Cavalli, così come l'immagine centrale potrebbe essere di Suchet e viceversa. Questo, volendo, apre anche tutta un'altra serie di questioni alle quali accenno solo. Lo sappiamo tutti, anche se forse non ci fermiamo a considerare la questione. Naturalmente anche in fotografia, come in qualunque altro aspetto culturale, ci sono le mode. E ci sono dei momenti in cui autori, anche molto diversi tra di loro, anche autori che non si conoscono tra di loro, fotografano in modo molto simile. Faccio un esempio molto più recente, ma che all'epoca io ero molto più giovane, ma che aveva colpito, gli anni di Viaggio in Italia, questa grande mostra curata da Ghirri nell'84, qualcuno di voi se ne ricorderà. Se uno sfoglia quel catalogo, ci sono almeno 4 fotografie di colonne e di colonnati. Non è che sia una cosa che si trova ad ogni angolo, però è qualcosa che in quel momento andava. Così come andavano negli anni 50 i toni bassi, scuri, che troviamo anche in Monti, ma non solo in Monti. Se uno sfoglia le riviste, soprattutto le riviste americane di quegli anni lì, i toni sono sempre nerissimi. In un qualche modo diventa una specie di marchio di internazionalità, no? Essere alla pace, così come negli anni 40 voleva dire stampare in tono alto, negli anni 50 doveva stampare in tono basso. E, fatta salva l'autonomia di ciascuno, ci sono certe cose che ritornano. Insieme alle suggestioni alle quali ho accennato fino adesso, altre vengono fuori. Ma prima di commentare queste tre immagini vi leggo invece un pezzo. Allora Monti comincia a scrivere le sue prime cose assolutamente personali nel 48. Quindi è l'anno di fondazione della Gondola, è l'anno della sua prima pubblicazione su Ferragna, e quindi in un qualche modo è l'anno in cui lui si certifica come fotografo, come autore. Passa da una produzione personale, individuale, a qualche cosa che ha una rilevanza sociale, per quanto circoscritta l'ambiente della fotografia, ma
essere pubblicato, ripeto, su una rivista importante come Ferrari, aver fondato un gruppo come la Gondola, che è subito riconosciuto con relazioni internazionali, eccetera, naturalmente cambia anche il proprio statuto, la propria consapevolezza, diciamo, di sé. E lui scrive un piccolo, ovviamente, più appunto, che chiama Intenzioni fotografiche. Non ve lo sto a leggere tutto, naturalmente, ma alcune cose forse sono interessanti. Molte delle cose che lui appunta su questo suo quadernetto vengono tratte da Popular Photography, allora non ancora in edizione italiana, il che vuol dire, secondo me, che attraverso Fotorecord dei fratelli Pambakian riusciva ad avere, o quantomeno a leggere, l'edizione americana, perché ci sono alcuni riferimenti precisi suoi, non sono interpretazioni mie. Allora, lui parlava intanto di realizzare una serie di immagini che lui chiama istantanee e lente, e qui c'è già un elemento delle ricerche che poi dopo porterà avanti negli anni e negli decenni successivi, cioè dei modi della ripresa che trasformano in qualche modo percettivamente l'oggetto fotografato, perché viene ripreso con dei tempi lunghi. E poi dice, voleva fotografare una serie di soggetti fermi da fotografarsi con cavallette e piccolissimi diaframmi, tra i quali vecchie porte serrature, acciottolati, cortecci di vecchi alberi, grandi massi del Riale, il Riale è il torrente che passa da Zola d'Ossola, che era il suo paese d'origine, il Valle d'Ossola per l'appunto, dei quali studiare, e questo è interessante, il peso architettonico delle varie forme, trattino, due punti, ricordarsi delle foto di Ansel Adams. Un primo riferimento preciso, di cui poi in un qualche modo si perde traccia nella sua produzione, perché per esempio nella produzione di Monti non troviamo niente dei grandi panorami maestosi che sono una delle cifre tipiche di Adams, però troviamo invece ovviamente le fotografie delle rocce, le fotografie dei legni seccati e quant'altro, quindi degli elementi ci sono. Poi seguiva una serie di indicazioni per la realizzazione di ritratti con occhi completamente aperti e mossi e torsioni violente del viso. Un'idea di ritratto fortemente espressionista, non so, per esempio, io leggo queste cose qui e mi viene in mente qualcosa che un po' da Monti non c'entra nulla, ma Francis Bacon in pittura, no? Queste immagini molto veramente, questi ritratti, questi corpi fortemente, fortemente estremi. E poi ancora, gocce d'acqua su un cristallo di volte volte orizzontale o verticale e varie combinazioni di sovraimpressioni e fotogrammi ottenuti per proiezione. E poi ancora una notazione che invece riguardava Venezia. Da fotografare a pelo d'acqua con effetti di massa liquida omogenea mossa con definizione del fondo, San Giorgio, Salute, eccetera. Tutto in uno stesso quadernetto, tutto in uno stesso periodo, 1948, troviamo una serie di suggestioni che poi si sviluppano nei decenni successivi. Insieme a queste ricerche incomincia una serie che ritornerà negli anni sempre con lo stesso titolo, anche se cambiando il soggetto, che lui chiama le astrazioni involontarie. Involontarie perché non sono prodotte da lui, sono trovate, no, sulla sua strada. Ma anche in questo caso, secondo me, i riferimenti sono alti. Cioè, lui guarda, assorbe e rielabora in qualche modo, e qui in questa sequenza ho provato in parte a immaginare, in parte a verificare una serie di relazioni. I nomi le leggete, non l'hanno nominato, Merri, Monti. Allora, è evidente, come dire, l'analogia formale tra questa e questa, ma secondo me c'è un'analogia più sostanziale con questa scultura di Fini di Lazzo Molinari, che era un nome che per esempio nei suoi scritti tornava molto, e
e tornerà ancora dopo quando lui comincia a lavorare con i telegrammi, con i fotogrammi. Qui incomincia a definirsi meglio, in modo più preciso, il suo linguaggio che abbiamo già visto in parte, no? Accennato nei soggetti precedenti. Questa idea di fotografare le architetture, anche le architetture minori, anzi soprattutto in questi anni le architetture minori, con due elementi caratterizzanti dal mio punto di vista. Uno, una grande attenzione per il volume, più che per lo spazio architettonico, ma per il volume geometrico, no? Descritto non tanto dall'architettura di per sé, quanto dall'architettura fotografata, che naturalmente non sono la stessa cosa. L'altro elemento che emerge, e secondo me lo si comincia a notare nell'immagine di destra, è la fascinazione per la materia delle cose, soprattutto per la materia delle superfici. E più sono corrose, più sono segnate dal tempo, e credo che questo sia l'aspetto determinante, più lo attraggono. Qua più o meno siamo sempre negli stessi anni, come vedete le datazioni non sono quasi mai esatte, c'è sempre un circa, perché anche le stampe che abbiamo, solo in rarissimi casi, almeno quelle che sono nell'archivio a Milano, portano una data. In alcuni casi abbiamo delle indicazioni più precise perché l'immagine è stata pubblicata, perché l'immagine è stata presentata a una mostra, a un concorso, ma in moltissimi casi si va per analisi dell'immagine per arrivare alla datazione. Però vedete, qua siamo anni 50 e questa sua poetica di attenzione per la materia, dei muri, delle cose che poi porterà avanti negli anni è già perfettamente definita. Ah, aggiungo una cosa che non ho detto prima, scusate. Se qualcuno ha delle curiosità, delle cose da chiedere, non aspettate alla fine. Parliamoci, non siamo in 200. Ok? Grazie. Altro elemento secondo me molto interessante della costruzione del suo modo di raccontare, che poi ritroveremo anche nei suoi lavori professionali, per esempio in quelli dedicati alla museologia, che sono assolutamente splendidi, è questa costruzione delle immagini per spazi che si compenetrano. C'è sempre un primo piano, un secondo piano in cui c'è un'apertura e oltre l'apertura io vedo ancora qualcosa d'altro. Non solo, c'è un'inquadratura dentro un'inquadratura, no? Lo si vede qui. Io ho un primissimo piano, il pilastro già mi divide il primo piano in due, il secondo piano a sua volta 1, 2, 3, 4. Qui una forma più semplice, ma il principio è esattamente lo stesso. Qui altrettanto. Succede qualche cosa oltre a quello che vedo immediatamente. Cioè, per esempio, una consapevolezza dello spazio, della costruzione dello spazio, mi sposto, così vedete, e una consapevolezza anche di sé come, diciamo, regista di quella visione dello spazio, no? Siamo sempre lì. Il dibattito è enorme e lungo quanto la storia della fotografia, sicuramente non la affrontiamo qua questa sera. Posso fare una domanda? Certo. Ma tecnicamente, che ha cambiato tecnica, tipo di macchine, eccetera, perché queste sembrano molto differenti come inquadrature rispetto. Sono sempre, arrivano sempre da un 6x6, sempre da un 6x6 con il taglio del fotogramma. Quella di destra, sì, quella di sinistra. Quella di sinistra no. Precedenti anche mi sembravano. Il negativo adesso. Un altro formato. Io non ce l'ho, ma se voi andate sull'archivio BEI, che è tutto online, di questa non sono sicuro, di quella sono certo, c'è anche il negativo.
si è conservato anche il negativo ed è esattamente corrispondente. Quello che cambia molto, ma perché lui comincia a lavorare molto in camera oscura, è il contrasto delle immagini, per esempio. Cioè, il negativo di quella è molto più omogeneo, molto più morbido. Sì, sì. No? Ma su questo poi dopo anche qua mi sono segnato qualche cosa, perché nella sua concezione del fotografare il momento importante non era quello della ripresa, era quello della camera oscura. Lavora molto in camera oscura e non tanto... Moltissimo, sia nella stampa, sia nel tagliare il negativo. Cioè ci sono casi dell'uno e dell'altro, sulla stampa lavora sempre. In alcuni casi da un negativo taglia una porzione, a lui quello che interessa è il risultato finale. Sì, sì, fa delle compensazioni sulla stampa. Lui fa anche delle, non dico delle polemiche, ma dei riferimenti polemici, sì, per esempio alla poetica, alla Cartier-Bresson, ma lui ci mette insieme anche Giuseppe Cavalli, per cui il negativo dovrebbe corrispondere a quello che vedo sulla stampa. Dal suo punto di vista dice no, a me di quello non interessa niente, a me la stampa è il risultato finale e quello che io ottengo è quella roba lì, quello che io ti mostro nella stampa finale. Il negativo è un poco più che uno strumento, ma poi vi leggo... No, perché alcune foto di queste qua sembrano fatte come tagli, eccetera, quasi col banco, insomma. No. Lui ha lavorato molto... Non lavora ancora col banco, non per queste fotografie. Lui comincia a usare il banco ottico per i lavori professionali, ma dopo 54. Altra questione, secondo me abbastanza interessante, è quella del Paolo Monti, ritrattista. Lui ha fatto molti. Allora, non vi leggo adesso, scusate, visto che siamo sull'argomento e poi dopo passiamo al ritratto. La questione della camera oscura. Dato che molti lo... accusavano di essere molto eterogeneo nella scelta dei soggetti, lui diceva: io accetto questa osservazione, ma rivendico la mia libertà di fotografare qualunque cosa, tutto quello che mi interessa. No? E però poi diceva: il carattere comune di questi lavori è il tentativo di raggiungere uno stile unitario anche attraverso quelle operazioni di camera oscura che ad alcuni puristi della fotografia sembrano inammissibili manomissioni del negativo. A questo proposito dirò solo che io non sono un purista, ma unicamente un fotografo che accetta i limiti di questo entusiasmante mestiere. E qua siamo nel 1954, è da poco passato al professionismo, ma ragiona sulla sua produzione fotografica in genere, diciamo. E poi dice ancora, questo lo dice in una lettera, quindi è, diciamo, è un commento privato, non è un manifesto pubblicato da qualche parte. Dice: i momenti più emozionanti sono quelli della camera oscura, lì in quella luce da acquario, nel silenzio rotto solo dal contasecondi, è il vero nostro regno, dove nasce l'immagine creata, non la fotografia. I termini, allora, lui è uno che si sa esprimere in modo molto preciso, quindi le parole sono scelte, diciamo così, con cura. Io non credo, appunto, ve lo accennavo prima, contro il parere di illustri come Cartier-Bresson e Cavalli, che la fotografia sia già tutta compiuta nel negativo. La fotografia è in noi, il negativo ci serve solo a disegnarla in fretta, col prodigioso concorso della chimica e dell'ottica. Questo è quello che succede nel primo momento, che è quello della ripresa, io vedo una cosa, mi interessa la fotografo. Ma il lavoro che porta da quello al risultato finale che io percepisco come mia espressione è quello della camera oscura.
Poi vi dicevo la questione delle tratte. La questione delle tratte è interessante perché al di là delle tratte, diciamo, fatti poi di mestiere, che nella più parte dei casi sono delle fotografie che oggi metteremmo nella categoria delle foto di beauty o di trattamento estetico, cioè non sono vere le tratte di persone, ma piuttosto di modelle e di modelli. Ci sono però due nuclei molto importanti, che sono invece ritratti nel senso proprio, che sono quelli dedicati alla nipote e quelli dedicati agli artisti. Qua vi ho messo due cose per dire, no? un inizio e una fine. Allora, questo è un foglio, vedete, un foglio di provini del 6x6, 40-45, come date, contiene già alcuni ritratti. Del resto vuol dire il genere del ritratto è uno di quelli più praticati dalla fotografia amatoriale da sempre, non è strano che anche Paolo Monti si sia dedicato. L'altro invece è una striscia di provini 35 per un lavoro professionale, no? 20 anni dopo. Ma ripeto, quelli che invece, su cui invece mi interessa soffermarmi, sono quelli della nipote, i primi, e poi dopo vedremo anche gli altri. Allora, lei è la figlia della cognata. Lui la fotografa da bambina fino al matrimonio e poco oltre, e realizza in quegli anni una serie di immagini però molto diverse tra di loro, nel senso che cambia proprio il tono, cambia il senso delle immagini man mano che la ragazza cresce da bambina, diventa ragazza e poi donna, ma cambia anche, secondo me, e qui entro in un terreno che so scivoloso ma non voglio tirarlo indietro, cambia anche il rapporto tra fotografo e modello. Intanto una cosa abbastanza curiosa, nell'arco della sua produzione lui fotografa Meme dandole di volta in volta nomi diversi, ve ne elenco alcuni e non solo questo: Meme, Maria, Mariel, Maris, Muriel, Ingrid, Sonia, Cinderella, eccetera eccetera. Se questo non è un arret, non ci andiamo troppo. Prime, seconde, vedete che già in quella di destra c'è qualcosa che non è più solo un ritratto, no? È la costruzione di un'immagine molto pensata, con la sua composizione molto controllata. Che in un qualche modo tiene in mente dei modelli famosi, come possono essere le prime fotografie di Weston, quando Weston è ancora nella stagione pittorialista. Lui più volte cita il nome di Weston come uno dei suoi riferimenti. Non è detto che fosse quel Weston, ma è altrettanto vero che alcuni elementi in un qualche modo lo richiamano. Però vedete, queste sia le prime, 48, 50-51, sono immagini, tanto il tono ancora, il tono proprio della stampa è ancora relativamente alto, i toni sono chiari, volendo e guardandoli con un occhio un po' malizioso, l'espressione della ragazza non è serenissima, comincia ad esserci un rapporto particolare, diciamo. Poi però sempre lei fa anche fotografie di questo genere, in cui vedete che il tono, proprio il tono generale, è ovviamente completamente diverso, no? Diventano nere, i volti, la figura complessiva è deformata, trasformata, quasi irriconoscibile. E allora qua arriva fuori tutta un'altra serie di riferimenti culturali che non sono più né la fotografia modernista, né la nuova visione, né tantomeno i fotografi della bussola, ma arriva fuori la fotografia surrealista.
capite che c'è una parentela molto forte tra questo modo di intendere un'immagine e questo. E poi l'altra serie, che è quella dedicata agli artisti. Qui siamo già nell'ambito della fotografia professionale, lui è già a Milano, collabora con un altro, diciamo, veneziano transfuga a Milano, che è Carlo Cardazzo, quindi fotografa gli artisti per le plaquette o per i cataloghi della Galleria di Cardazzo. Lavora sugli artisti per moltissimi anni, perché poi dopo le sue collaborazioni si estendono non solo per il Naviglio, ma poi con il Milione a Milano, con la Foscari a Bologna, insomma tutta una serie di gallerie. Per queste gallerie fotografa sia gli artisti, sia le opere, sia in molti casi i vernissage, quindi fa lavori fotografici di tipo completamente diverso. Quelli che circolano di più sono i ritratti, anche perché vanno sempre nel catalogo, vanno sulle riviste d'arte, in alcuni casi sono dei servizi fotografici fatti solo per le riviste, per esempio per Metro, per Zodiac. Lui manda molti di questi suoi ritratti alle mostre, ai concorsi, quindi sono sicuramente, diciamo, uno dei generi che lui pratica ai quali dà molta importanza. Ma quello che poi a un certo punto stupisce, almeno a me è stupito molto, è che cosa dice dei suoi ritratti e cosa dice in particolare dei suoi ritratti di artisti. Ne metto ancora altri due come campionatura, uno dei pochi esempi, questo ritratto di Navigliolo, uno dei pochi esempi a colore. Una cosa che però torna, che non vi ho sottolineato, ma che si vede, esiste un modello che lui usa costantemente. L'artista è un'opera che fa da comprimario, no? Dietro, di fianco, no? In alcuni casi, per esempio, c'è un ritratto interessante che non vi ho messo, le foto sue sono tante, di Umberto Milani, che era uno scultore che per la Triennale del 54 realizza una grande parete di cemento armato con delle lamine che escono. Lui lo ritrae, ma la figura dell'artista non c'è, c'è solo la sua ombra proiettata sull'opera, che è in un qualche modo il massimo dell'astrazione di un procedimento come questo. Cioè, l'opera è la presenza dell'artista. Quello dopo della situazione rimane sostanzialmente immutata a 20 anni di distanza, no? Anche in questo è uno degli ultimi ritratti di artisti di De Chirico, bello anche perché non c'è il ritratto davanti all'autoritratto, quindi c'è una doppia immagine, una doppia immagine. E lui dice però queste cose a proposito di questi lavori, dice questa cosa assolutamente interessante. Dice, quando faccio delle foto sono molto cinico, per me una testa è un oggetto. Quel che mi interessa quando riprendo un personaggio sono i rapporti di luce, poi considero l'uomo. Senza un certo distacco non si riesce a fare ritratti. E questo può essere un punto di vista, anche se curiosamente è difficile, come dire, considerarlo parallelamente un'altra sua affermazione, che diceva io preferisco il ritratto psicologico. Di psicologico ci vedo poco, nel senso che se mi dici che consideri una testa come un oggetto, e quindi per rapporto di volume, di luce e quant'altro, allora la psicologia della persona ritratta va sicuramente in secondo piano. Ma forse intende la psicologia sulla fotografia che ne esce? Quindi... Scusa, per non ho capito. Forse intende la psicologia sulla fotografia che ne esce con il suo metodo, che è ben altra cosa.
però quindi il soggetto non conta comunque nulla. Però il ritratto psicologico, cioè se l'aggettivo psicologico è applicato al ritratto, è ben chiuso. A me verrebbe da dire, ma la parte più interessante è la messa. Perché sempre in una lettera, perché le lettere naturalmente sono molto più interessanti che non i testi pubblicati, perché raccontano altre cose. E lui a un certo punto, siamo ancora sempre alla metà degli anni 50, non è che vado avanti anno per anno fino all'82, tanto tranquillo, ovviamente non finiamo più, ma i primi anni di formazione sono significativi. Lui dice, quando fotografo uno di questi pittori, posso dimenticare che davanti a me ho una rivista con la testa vuota, il cuore secco, un animo da pezzente che raccatta i rifiuti di Picasso e di Klee per essere moderno? E allora li faccio uscire come si meritano, con quelle facce da semi degenerati che sembra essere la maschera di almeno il 50% del milanese medio, e faccio loro ancora un onore perché li idealizzo in una maschera, mentre potrei accontentarmi di farli reali come fantocci. Per questo allora i miei ritratti piacciono. Qualche volta è vero un po' a denti stretti, ma non hanno il coraggio di dirmelo. No, insomma, pungente, quantomeno. Secondo me, in questa dichiarazione, che è privata, che ripeto, arriva da una lettera, c'è però anche un'altra questione, perché di nuovo Monti, come tutti noi, ma guardandolo da lontano vengono fuori sovente le contraddizioni, o quelle che apparentemente ci sembrano contraddizioni, perché mentre esprime questa opinione decisamente bassina rispetto all'universo degli artisti, da un altro punto di vista, negli stessi anni lui si augura, anzi riterrebbe necessario chiamare nelle giurie fotografiche dei concorsi anche degli artisti, perché la valutazione non fosse ristretta all'universo, come dire, amatoriale fotografico. Ripeto, io mi sono fatto l'idea che queste, che a voi sembrano contraddizioni, fossero anche legate al fatto che in termini invece socioculturali, la parola è brutta, ma passatemela, il fotografo fosse ancora considerato a un livello inferiore rispetto all'artista, e che quindi ci fosse un po' di acrimonia, no? Proprio categoriale, non nei confronti del singolo, nei confronti del fatto che loro, per quanto fantocci eccetera eccetera, comunque erano considerati artisti. Il fotografo, per quanto potesse essere intelligente eccetera, era, come dire, una persona di servizio, cioè qualcuno che forniva dei servizi. Questa cosa qui mi viene anche da un altro pezzo, di un'altra lettera, in cui lui dice, insomma, la fotografia intesa come Dio comanda è una grandissima e degnissima e bellissima cosa. Alla faccia di quella innumerevole legione di pittori e scultori stronzi che ancora guardano a noi come ai servi sciocchi del vero e del reale. Beh, qui c'è proprio un contrasto che è sociale e culturale. Questi non valgono niente, ma ci guardano dall'alto in basso. Diceva Baudelaire. Eh? Lo diceva Baudelaire. Lo diceva Baudelaire, che dovessero essere dei servi, ma era passato ci stanno. Questo è il fatto. E ancora in uno dei suoi tardi appunti e disappunti era costretto a constatare che non vediamo mai ritratti scattati da fotografi italiani fatti con quel minimo di cattiveria che spesso assicura un buon risultato. Più o meno c'è sempre un ossequio al personaggio. Si teme il vilipendio del personaggio, si chiede lui, no? Forse la ragione è diversa. Il fotografo non ha ancora lo statuto sociale che gli permette di essere almeno moderatamente insolente. Guadagna bene, ma se ne stia buono e tranquillo.
Resta però il fatto che senza acido non si fanno acque forti. Però c'è il chirico, sì, sì. Il metodo del chirico è così, è sì, sì, assolutamente è cattivissimo. No, no, su questo non c'è dubbio. È molto chiaro. Anche quello di Tovare, è molto, ma anche quello di Tovare è tutto spiazzato. Che dal punto di vista, come dire, della costruzione fotografica è interessante, avendo fotografato lo specchio in uno dei suoi specchi spaccati, c'è anche questa specie di dissolvenza della fisionomia, lì accanto vedete è anche una specie di autoritratto di Monti, perché c'è la macchina, va, no? C'è il 10-12 montato sul cavalletto, che spunta. Altro tema, lui a un certo punto, parlando dei suoi lavori e riprendendo per certi versi alcuni termini che stavano nel manifesto Labusso del 47, ma rivoltandoli a proprio uso e consumo, dice che il mio lavoro è non documento ma invenzione visiva. E sotto a questa categoria io ho provato a mettere i suoi lavori più, chiamiamoli sperimentali, semplicemente usandolo come etichetta. La cosa interessante dal punto di vista proprio anche storico della sua evoluzione storica è che i suoi lavori più sperimentali non sono fatti quando lui fa il fotografo amatore e nel frattempo lavora a Marghera e poi a Venezia. I suoi lavori più sperimentali viaggiano parallelamente con la sua attività professionale. E lui dichiara, rivendica questa compresenza delle due attività e anche, diciamo, il travasi tra una cosa e l'altra, cioè il lavoro di sperimentazione serve anche per maturare e migliorare il lavoro professionale. Ma dal mio punto di vista è estremamente interessante che proprio le ricerche più avanzate viaggino negli stessi anni, negli stessi mesi, negli stessi giorni in cui fa il lavoro del bravo e onesto professionista, perché anche questo va detto, ripeto quanto vi dicevo all'inizio, alcune cose si capiscono guardando l'archivio, non guardando 100 o 200 fotografie. Monti fa le fotografie bellissime che tutti conosciamo, ma se deve fotografare il trattore per il calendario della FIA, fotografa il trattore per il calendario della FIA. E quella foto del trattore è assolutamente indistinguibile dalla foto dello stesso trattore che avrebbe fatto qualunque altro fotografo professionista. Cioè, usciamo da questa idea un po' idealistica per cui il genio mette l'impronta del suo pollice su qualunque cosa faccia, ma proprio per niente. C'è il lavoro fotografico, è lavoro fotografico. Ma questo possiamo fare anche un parallelo con i musicisti che componevano per le richieste in un certo modo, cioè facevano la musica da camera. Ma sicuro, ma voglio dire, senza andare indietro nei secoli, basta pensare ai Morricone. Ci sono tutti i suoi lavori che tutti conosciamo, che sono le colonne sonore da film, poi dopo c'è tutto il suo lavoro di musica elettronica per nuova consonanza, che praticamente non conosce nessuno, ma che era il suo lavoro da musicista. Vi faccio degli esempi che ho visto non a Milano, non qua, ma in un archivio di soprintendenza. Ci sono delle foto di Monti, di calici ostensori, fatte per una soprintendenza e sono delle oneste fotografie di arredi sacri. Capisci che sono dei Monti? Sì, perché alle volte c'è il timbro di Monti. Ma fine. Non la fotografo dovrebbe detto. La produzione per richiesta è un'altra per il proprio. Perché se mangia, cioè è un lavoro. È un lavoro, cioè non è un mestiere. Ci vuole mestiere per fare quel lavoro, ma quello è un lavoro. Per questo gli altri artisti vedono i fotografi come dei tecnici, basta. Sì.
Sì, e non è detto che gli altri artisti non facciano la stessa cosa, nel senso che è più difficile, ma non è... Comunque, in tutto questo, cioè, in parallelo al lavoro professionale, le sue ricerche. Ve ne mostro alcuni esempi, tanto come dire, tipologici in un qualche modo, no? Da costruzioni di tipo quasi, che stanno pregiamente nel surreale, tipo questa, una piuma solarizzata che secondo me è molto influenzata dai lavori di Luigi Veronesi, per esempio, che poteva fare in quegli anni e anche prima, o questa stampa, anche Van Rey. Questo non è una pellicola in negativo, questa è una stampa fotografica, una stampa in negativo, che sta nella tradizione di molte ricerche Bauhaus, per esempio, no? Con questa idea per cui stampando nei toni del negativo aumenta l'effetto di astrazione perché diminuisce la riconoscibilità dell'oggetto fotografato. Molte di queste, alcune di queste immagini finivano poi non sulle riviste di fotografia, ma sulle copertine di una rivista di architettura importante come Domus, che in quegli anni era diretta da Gio Ponti. Anche con delle curiose variazioni, lo vedete, questa è la stessa fotografia, però su Ferragni è pubblicata così, in copertina di Domus è pubblicata non solo solarizzata, ma anche rovesciata. Ma questo è opera di Monti o è una scelta grafica? Io penso che sia una scelta grafica, ma condivisa. Allora, le copertine di Monti, poi ne mostro altre due, sono quasi sempre delle rielaborazioni. Però, naturalmente, soprattutto un personaggio come Monti, allora vi mostro subito quelle, poi dopo torno indietro. Quella di destra, arriva dalla foto di destra, tagliata e stampata con un fondino, colorato. Qui presa e ribaltata, oltre che solarizzata. Altre cose che lui comincia a fare in quegli anni sono i fotogrammi, che naturalmente non sono una novità, no? Il fotogramma non l'ha inventato Monti, non l'ha inventato Molinari, non l'ha inventato Meyrey. I fotogrammi sono le prime fotografie della storia della fotografia su carta. I primi fotogrammi sono i disegni fotogenici di Talbot, 1837, 38, 39, quindi un secolo prima di quando vengono riscoperti delle avanguardie storiche. Però che senso ha rifarli negli anni 50? Secondo me, insieme al fatto che sono un ulteriore canale di sperimentazione, ha un senso di polemica nei confronti del fronte realista. Siamo nel cinema, ormai ci stiamo quasi allontanando, ma siamo negli anni del neorealismo, no? Quindi che tocca anche la fotografia, anche se un poco dopo, per cui la fotografia che si porta, diciamo, parlandone come se fosse un abito, è la fotografia dei pastori lucani, delle donne di Scanno, no? Quindi il realismo neo, con tutti i neo che ci volete mettere davanti. Lui, che pure negli stessi anni fa anche La donna di Pellestrina, che è una delle prime immagini che abbiamo visto, che ci starebbe nel filone neorealista, fa anche delle cose. Anzi, l'immagine che vedete a sinistra la presenta in una mostra che organizza con Giuseppe Cavalli a Firenze nel 1953, che è una specie di ulteriore antologia della fotografia italiana, anche se più ristretta, del noir di 10 anni prima, diciamo delle novità della fotografia italiana. E lui presenta, l'unica immagine che Monti presenta è quella, e scrive nel catalogo, una cosa divertente,
Ad alcuni amici milanesi diremo che in questa mostra non ci sono solarizzazioni. C'è un solo fotogramma dello scrivente e speriamo che ci sia perdonato. È uno che fa anche delle ironie quando vuole, sovente sugli altri, a volte anche su me stesso. Ma per darvi un'idea di come venivano accolte questo tipo di immagini, che erano in un qualche modo, questo dà anche un'idea della arretratezza del dibattito italiano intorno alla fotografia in quegli anni. No? I fotogrammi, l'abbiamo appena detto, vengono riscoperti delle avanguardie storiche negli anni 20, cioè 30 anni prima, ma in Italia negli anni 50 provocano ancora reazioni di questo genere. Questo è Berto Morucchio, un critico, uno dei primi anzi che hanno scritto su Monti, e dice, e così, parlando sempre di quella, e così Paolo Monti perviene a un livello di buon gusto con il procedimento del fotogramma, che a mio avviso ha in sé troppo evidenti limiti decorativi e intellettivi. È uno. Questo è un altro che scrive sul Corriere Fotografico, la rivista di Beccarelli alla quale facevo riferimento prima, e dice, Paolo Monti, che pure è uno dei nostri 8-10 più valenti amatori, e di cui abbiamo ammirato tanti pezzi magistrali, ha ceduto anche lui all'imperativo del nuovo per forza. Nuovo, una roba che aveva tra i 100 e i 20 anni di età, quindi nuovo per niente, insomma. Ha ceduto anche lui all'imperativo del nuovo per forza, e ciò gli è costato un'autentica stecca. Ha combinato, lo avreste mai creduto, un fotogramma. C'è uno di quei vecchi giochini, talvolta gustosi, che però bisogna lasciar fare a Luigi Veronese. Monti sia buono, non ci dia più di questi dispiaceri. Questo è, per darvi un'idea, il livello della critica fotografica su una delle riviste più antiche di fotografia, all'epoca la più antica rivista di fotografia, eccetera. Monti prosegue, naturalmente, non è che si ferma di fronte a queste cose qua e riprende alcune delle cose di cui aveva parlato nelle sue intenzioni fotografiche del 49, le famose istantanee lente, no? Quindi, oggetti mossi in movimento, o in movimento, ripresi con dei tempi lunghi che trasformano la rappresentazione in una immagine, cioè non mi interessa, c'è scritto fiori mossi, ma potrebbero essere qualunque cosa, quello che mi interessa non è che erano fiori, quello che mi interessa è l'immagine che ne viene fuori, la qualità, la forza dell'immagine che ne viene fuori. Lavorerà su questi temi per moltissimi anni, anzi forse sono tra le due foto più interessanti, quella di destra, quella che poi accennavo prima, che poi torna in questa versione per Domus, quell'altra invece praticamente non è modificata rispetto alla ripresa originale. La cosa che può essere interessante è che questo tipo di fotografie non trovavano spazio sulle riviste fotografiche. Diciamo in Italia dagli anni 20 e ancora fino a questi anni, se uno vuole vedere la fotografia più nuova, guarda le riviste di architettura. Non guarda il Progresso Fotografico, non guarda il Corriere Fotografico. Ormai un'altra rivista importante, brava, bella, internazionale, che si chiama Galleria, non c'è più. Le immagini più nuove dal punto di vista linguistico espressivo vengono pubblicate sulle riviste di architettura. E poi arriviamo al 1959, un momento importantissimo. Lui riceve un incarico dalla Sandoz, che è una società chimica che produce prodotti farmaceutici e coloranti. Gli viene chiesto un lavoro per un libro dedicato al tema del colore proprio. E lui in questo caso, fortunatamente per noi, tiene un diario di lavoro in cui descrive tutti i problemi, tutte le intenzioni, quindi l'idea è di nuovo quella di raccontare il colore in quanto colore,
non delle cose colorate, ho fatto tutta una serie di prove che poi si tratta, e invece capisce che può lavorare mescolando colori e coloranti in liquidi o insufflando aria, quindi producendo delle forme colorate che non hanno più nessuna, come dire, relazione descrittiva con l'oggetto. Lavora moltissimo, la serie è fatta di qualche centinaio di immagini che non sono mai state pubblicate, non sono mai state viste prima del catalogo che abbiamo fatto nel 2016, perché lui lavora giugno e luglio 1959, va su e giù, a settembre cambia il direttore editoriale della Sandoz, gli dico, lei, c'è una pagina sua di questo diario, gli dico, lei da domani non entra più in fabbrica, punto. Lui, da persona molto colta, molto curiosa visivamente, è da persona che viveva prima a Venezia e poi a Milano, quindi luoghi in cui le grandi mostre erano assolutamente visibili, se ne facevano, non solo le generali veneziane, ma a Milano producevano, oltre alle gallerie, anche mostre pubbliche di grande livello. Ha visto sicuramente molto, ma molto ha elaborato, cioè io non me la sento di dire l'immagine al centro sembra una cosa di un espressionista astratto del campo. Ha delle somiglianze, certo, sì. Le immagini di destra sembrano delle colature di pittura di Pollock, forse anche. Ma non è questo il punto, non c'è una filiazione diretta, è una questione di cultura generale, di conoscenza, di curiosità, che poi produce, no? Elaborata e rielaborata. Più o meno negli stessi anni, ma anche su questo proseguirà poi parecchio, lavora invece con altri aspetti, che sono quelli della rifrazione, della diffrazione della luce, quindi usando materiali polarizzati, nylon non polarizzato, luci colorate, eccetera. E secondo me, io non ho trovato traccia negli scritti di Monti, ma è vero che Munari faceva cose di questo genere, quella che vedete a sinistra. Che uno che stava a Milano, ma anche se avesse continuato ad abitare a Venezia, con il lavoro e con la curiosità di Monti, non poteva non conoscere il lavoro di Bruno Munari. Oltre al fatto che quell'immagine lì che vedete a sinistra stava nel famoso annuario del 1943 di cui vi ho parlato prima, quindi Monti, almeno quella la vista di sinistra. Questi sono i tipigrammi. Che a molti non interessano, a me devo dire che questa è una ragione personale, una crisi di confessione, a me invece interessa molto, e forse anche che ore sono due, ma forse un po' di 40 volte, perché non voglio neanche annoiarvi poi troppo. Quarto d'ora? Sì, dai. Sì, certo. Ciao. Anche perché le parti più complicate sono, dopo tutto scorre. Vi leggo solo una frase brevissima. Esiste ancora una possibilità estrema di creare immagini che almeno etimologicamente possiamo qualificare come fotografiche, operando solo con l'ausilio della chimica sulla carta sensibile. Naturalmente queste immagini non sono riproducibili, sono monotipi eseguiti con tecnica fotografica. Quando dice non sono riproducibili, intende non sono delle matrici, non sono dei negativi, sono delle immagini uniche, no? Però adesso approfitto di questa frase per dire una cosa che mi sta qui, che riguarda le edizioni di fotogrammi, no? Molte gallerie, molte musei anche intanto, pubblicano delle cartelle. Fotogrammi, cartelle di 10 fotogrammi di Luigi Veronesi in tiratura di 50 esemplari. I fotogrammi sono esemplari unici. Quello che tu mi vendi in quella cartella non è un fotogramma, è la riproduzione
però me la fai pagare come se fosse un originale, e questo non funziona. Vado avanti. Altro tema che lui ha pensato moltissimo, che ha frequentato molto, riprendendo un po' l'attenzione per le materie che abbiamo visto nelle prime quattro lezioni, i muri e poi i manifesti. Qua torna uso del discorso che facevamo prima sui negativi e sui formati. Quello che c'entra è il negativo dell'immagine che vedete a destra. È un 6x6 di una collatura su un muro. Questo è l'oggetto. Stampato e presentato in orizzontale con quel titolo lì. Quindi dà un'immagine, come dire, descrittiva, tira fuori un'immagine simbolica, cioè la cometa, perché messa così gli evoca la forma di una cometa. Questo è un esempio tipico appunto del lavoro di passaggio dal momento, quello che lui, no? Di quello di cui lui parlava nel testo che vi ho letto prima. Quello è il negativo, mi serve per fermare l'idea. Il lavoro che io faccio in camera oscura è quello che mi porta là. Altri esempi, rocce, di fenite, di nuovo qua c'entra secondo me l'idea del tempo, cioè, così come sui muri. Cioè, il fatto che sono materie che portano il segno della trasformazione del tempo per durate lunghe, qualcosa che va oltre il tempo, diciamo, strettamente biologico. Poi c'è un'altra serie lunghissima, molto importante, quella sui manifesti strappati. Anche qua ne ho messo una colore, soprattutto l'ho messa per me, per ricordarmi questo aspetto interessante. Così come per le foto professionali di architettura, anche per queste serie, lui lavora quasi solo in bianco e nero. E questa scelta del bianco e nero, mentre invece sarebbe molto più accattivante il colore in senso tradizionale, secondo me ha un senso perché traducendo in bianco e nero il segno diventa ancora molto più astratto, aumenta la distanza rispetto all'oggetto fotografato. Di nuovo, l'oggetto fotografato è un pretesto, se volete ci mettete anche un trattino in mezzo, pretesto, cioè testo prima dell'elaborazione finale, che è quella che porta a quell'immagine. Scusatemi, ma vi devo leggere ancora una cosa, perché lui è molto più bravo di me a raccontare quello che fa. E dice: quando era di moda l'astratto e l'informale, espressione che ancora altamente stimiamo, le soddisfazioni non mancavano e sono molte tuttora. Macchie, manifesti strappati, debbre preziose di colle e umidità varie, e anche immagini surrealiste uscite dagli strappi multipli di manifesti sovrapposti. Collage, o meglio, decollage di alta qualità e grandi dimensioni per la delizia dei solitari camminatori notturni. Vedete, valeva la pena di fare. E poi così chiudiamo in bellezza con questo e con un'altra cosa. Due aspetti, secondo me tra i più importanti, dell'attività di Monti professionista, cioè il lavoro sull'architettore, sull'architettura, sul patrimonio architettonico e paesaggistico, un po' meno sul patrimonio artistico pittorico, anche se ha fatto alcuni lavori molto belli, prima li citavo Fiumane, quanto stato di Bellezza Volpedo, ma anche sulla Santa Cecilia di Raffaello. I suoi lavori più affascinanti, dal mio punto di vista dello sguardo architettonico, sono quelli sulle grandi progettazioni museografiche italiane degli anni 50, di Pierre, Franco Albini, Carlo Scarpa. Vi ho messo tre esempi
perché sono significativi di qualcosa che abbiamo già visto prima, cioè questo dialogo tra spazi diversi, no? Dentro, fuori, primissimo piano, piano intermedio, sfondo. E lo si vede in tutti e tre, i casi. Qua scopro, diciamo, l'architettura gotica del castello, non solo la formella, insieme a questo serramento basculante caratteristicamente del DPR. Qua c'è questo gioco dello specchio, ma che mi consente di vedere una parte della loggia del palazzo, che sta dietro le spalle del fotografo, no? E qui, qua siamo a Castelvecchio, c'è questo dialogo bellissimo tra Can Grande e il dipinto. Adesso l'allestimento del tutto di Can Grande è ancora al suo posto, la pittura di Guardo non c'è, è stata portata da un'altra parte, però qua intanto c'è dentro e fuori pittura, cultura. Altri lavori che lui comincia a fare a fine anni 60, poi prosegue negli anni 70 per il Turing Club. Tre esempi messi perché sono molto diversi tra di loro e mostrano come fosse in grado di scegliere, adottare soluzioni diverse a seconda delle architetture che fotografava. Questo secondo me è un'altra grande caratteristica del mondo. Faccio un esempio per spiegarlo. Se io vedo oggi delle foto di Gabriele Basilico, prima di tutto riconosco che è Gabriele Basilico e poi vedo che cosa ha fotografato. Cioè c'è un modo ricorrente. Monti adatta il suo modo di guardare alle caratteristiche dell'architettura che fotografa. Allora qui che siamo a Trevi, vedete, torna la passione per la materia, no? Il muro frecciato con tutti i sassi occupa più di metà del quadratore. Architettura classica, bellissima, ripresa frontale perfettamente in bolla, tagliata esattamente dentro l'inquadratura. Il gotico di Orvieto, bellissimo, è una lama altissima che sale su, non sta tutta nell'inquadratura, non mi interessa. Il senso di elevazione di quella facciata c'è completamente. Altro lavoro su Venezia, quello fatto con Aslan, sull'architettura gotica. Anche qua soluzioni diverse, vedete scorcio, l'uso di un canale come se fosse un canale prospettico, non solo un canale urbano, no? Per inquadrare. E poi anche questo è interessante, perché secondo me il palazzo Papa Fava, perché diciamo un architetto meno attento avrebbe fotografato solo la facciata, avrebbe tenuto solo la facciata. Lui dice guarda che Venezia è fatta di, certo, le grandi facciate, ma accanto ci sono dei vuoti o dei semi vuoti che ospitano delle altre architetture o delle altre. Ah, poi questo è un giochino mio, scusatemi, ma l'ho trovato divertente. Allora, questo è Paolo Monti, che si infila in una serie cronologica lunga. Allora, qua vi ho messo le due più simili. Abbiamo 100 anni di distanza l'una dall'altra, ma il percorso è molto più lungo. Carlo Ponte, metà degli anni 60 e 800, Tommaso Militi fino al 800, Francesco Pasinetti. Sì, sono ancora un po' diversi autori in archivio proprio, e allora, di residori. Queste cose qui sono, dal mio punto di vista, sono interessanti perché il soggetto è sempre lo stesso, no? E capisci come ognuno lo interpreta. Allora, per dire, Pasinetti vi fa vedere la controfacciata, no? La facciata posteriore, che agli altri non interessa mai, no? Non c'è nessuno degli altri, la scorciano tutti, no? Perché c'è il prezzo minimo è come che si spiegri. Monti le cancella completamente, no? Le annerisce completamente il caro nostro. Giorgio Sommer, che ovviamente stampava contatto, non aveva.
un po' diverso. E poi c'è questo gioco divertente della pigna che si sposta e serve da punto di traguardo, che si sposta da una parte all'altra a seconda dell'immagine. Ultimo riferimento, ve ne accennavo all'inizio, grande campagna fotografica fatta sul centro storico di Bologna 69-70 per incarico dell'amministrazione comunale da una parte, quindi per Luigi Cervellati come assessore all'urbanistica, e per la soprintendenza, quindi Andrea Emiliani. Grande lavoro, grandissimo primo lavoro di questo genere su un centro storico, fatto facendo togliere tutte le automobili, tutti i segnali stradali, tutte le insegne, perché il ragionamento dei due committenti accolto da Monti era di mostrare di nuovo le potenzialità di uno spazio storico non occupato, no? Che si potessero vedere per esempio le basi degli edifici e le basi delle colonne, con le auto posteggiate non le vede più. Lavoravano a luglio e ad agosto solo la mattina, perché poi naturalmente il traffico doveva riprendere, quindi chiudevano strada per strada, lui fotografava, cioè andavano i vigili il giorno prima, sbancavano come si era sbancati. Qui lavora, ed è di nuovo un altro elemento innovativo, sia con la Lino, quindi 10-12, per i prospetti, per gli edifici più importanti, cioè, sia con il 35 mm, ma la novità del lavoro è esattamente nel 35 mm, perché lui usa tra i primi un 35 mm con l'obiettivo decentrabile. Quindi formato 35, ma anche se non tutte le potenzialità di un banco ottico, ma una minima possibilità di decentramento e anche di basculaggio. E quindi lui riesce a lavorare a mano libera. Il centro storico si traduce in quasi 5.000 riprese. Capite che con il banco ottico 5.000 riprese non riusciva a fare. E fotografa tutto, cioè le strade, campo, controcampo, via, portico, palazzi uno per uno, cortili, scaloni, dettagli architettonici, tutto il centro storico di Bologna. Lavorando, e per questo ho messo questa sequenza, anche di piccolissimi spostamenti, lo vedete, questa è sempre via Scarsiglione, più o meno nella stessa zona, c'è un taglio verticale e poi ci sono due tagli orizzontali quasi identici, ma in quel quasi lì che sta tutto il gioco, perché mi raccontano come cambia la strada, la prospettiva, anche solo muovendomi di pochissimi metri. E abbiamo chiuso, questo è uno dei lavori, il lavoro più importante con cui Monti, non dico chiude perché lavora ancora per 10 anni naturalmente, muore lavorando, quindi non era in pensione, però è quello che compie, corona invece che chiude la sua attività, lavoro che ha creato moltissime polemiche, perché molti dicevano che senso ha raccontare una città come se fosse fuori dal tempo. In realtà l'intenzione sua e dei suoi committenti non era fuori dal tempo, era esattamente il futuro, cioè come potrebbe essere la città se io togliessi il traffico, se io la liberassi dalle superfettazioni. Allora, anni 60, le isole pedonali non c'erano. Oggi, per voi veneziani è un po' un discorso strano, non siete abituati agli automobili, ma fidatevi, cioè tra una piazza piena di macchine parcheggiate e la stessa piazza vuota, se è vuota io vedo la piazza, se è piena vedo il parcheggio. E quindi quello era un lavoro che guardava avanti e da moltissimi è stato invece accusato di guardare indietro. Ma come dire, come è successo solamente a Monti, non è stato capito, l'abbiamo capito poco per volta dopo, e forse continuiamo a cercare di capirlo anche adesso. Io avrei finito, grazie.
Sì, aspetta un attimo. Perché qua sai, c'è la corsa poi ai battelli. No, va benissimo, tutto quello qua si chiede pazienza, adesso non apriamo nessun dibattito perché sarebbe. No, a parte tardi. L'ultimo è 22. Sì, va bene. Io devo dire solo grazie a questo Cavanna perché è stato illuminante. Devo dire che tante cose che non si capivano, che forse io non avevo mai capito, stasera ho cominciato a percepire in modo assolutamente diverso, grazie anche alla sua capacità di insegnamento e didattica. Bene, allora io vorrei fare un piccolo omaggio a nostro, vediamo se chi ha. Questo non ce l'ha sicuramente, questo è il codice. È no, no, una mostra del settantennale, perché c'è una bella tradizione. Questo è l'ultimo mostra di cinema che era un po' di testo del cielo. Allora, no, l'ho usato molto, l'ho usato molto. Allora, ci ha regalato anche un bel libro, questo qua, che è a disposizione dell'archivio, devo dire io ce l'ho già, lo sto leggendo anche questo, mi è dato accesso un libro di storia della fotografia, anche questo. Cosa dobbiamo dire? Grazie. Grazie.